Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. È un sacco di tempo che non facciamo più un video chiacchierato. Mamma mia, quanto tempo, quanto tempo. Questo video è un attimo per racchiudere questi, ormai posso dire, 3 mesi di questo nuovo anno. L'avevo progettato di farlo a gennaio, ma poi sono successe tantissime, tantissime, tantissime cose. E quindi questo video si è un po' tanto prolungato. Ho preparato anche un foglio per dove ho racchiuso un po' tutti i punti che oggi devo toccare, perché comunque non ne sono pochi. E siamo a marzo, quindi in pratica diciamo che un quarto. Sì, possiamo dire un quarto di anno è passato. Come è iniziato questo anno? Spero per voi tutto bene, a me alla grande, posso dire veramente alla grande, sono un sacco contenta. E se magari abbasso un attimo lo sguardo è giusto per ricordarmi i vari punti, perché comunque, ripetevo, non ne sono pochi. E per me è iniziato bene. Qui sotto poi ho i commenti anche vostri, di come è iniziato l'anno, insomma tutti i punti che toccherò oggi. E è iniziato tutto bene, della scuola posso dire che va tutto bene, a parte l'inglese, ragazze, che è brutto dirlo, ma per me è diventato un incubo. Non so più dove mettergli mano, veramente. È un incubo. Non so più che fare. Vabbè, non ci voglio pensare, perché comunque il dolore alla schiena. Siamo arrivati al punto che è causato appunto da questa ansia della scuola. Quindi diciamo che dovrei stare, devo stare più tranquilla, perché poi se no arrivano i problemi molto molto più seri. Che ci posso fare? Una cosa che comunque mi viene senza che io me ne accorgo, cioè l'ansia non penso di averla quando in realtà ce l'ho. Purtroppo è così e non ci sono metodi alternativi per non farmelo venire, quindi è tutto questo. A voi come va? Spero tutto bene, ragazzi, mi raccomando, com'era il detto studiare d'inverno? No, io non me lo sono dimenticato, eh? Voi? Spero nemmeno. Solo che purtroppo inglese mi sto mettendo veramente in condizioni bruttissime, veramente, veramente brutte, ma non ci voglio pensare. No. No, 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 no. Allora, per quest'anno ci sono tante belle novità, alcune le avete già viste, come un po' di nail art dedicate per vari compleanni. E poi quest'anno sarà un anno ricco, un anno pieno di diciottesimi. Eh sì, ragazze, già ne avete visti tre. Già ne avete visti tre e alcuni anche doppi, come quello di Giorgio, come quello di Claudio. Spero che ovviamente vi siano piaciuti. Io me li voglio godere al massimo, ragazzi, perché i 18 anni vengono una volta sola. Non è che il prossimo anno si festeggiano i 18, no, già si festeggiano i 19, è proprio un'altra cosa, no, non ci voglio neanche proprio pensare. Il mio è ancora lungo, ragazzi, 28 settembre 2018, cioè sembra una data tantissimo lunga, io lo so, poi arriva domani, però non ci voglio pensare, manca ancora tempo. E poi avete visto video speciali per la festa della donna, per la festa del papà, chissà quali altri video speciali arriveranno. Mica posso dirveli così tutti oggi. No, 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 no. Assolutamente. Le nail art le ho decise di fare più corti, in modo tale che sono più veloci, semplici e rapide da guardare e non vi annoieranno neanche. Questo è più che sicuro. Poi che c'è? Ah, ecco qua. Da quest'anno, ovviamente all'inizio ero partita benissimo, lunedì, mercoledì e venerdì video. Ah, grande, a gennaio l'ho fatto preciso, poi da febbraio un disastro, ragazzi, un disastro, un disastro, un disastro, veramente. Il programma era lunedì nail art, mercoledì video diverso genere, venerdì video diverso genere, il martedì e giovedì li intervallavo con dei vlog. Ma è accaduto che fai quello, fai quell'altro. È passato anche febbraio. E il mese di marzo, non mi, no, il mese di febbraio non ho messo veramente pochi di video. Perdonatemi, perdonatemi, perdonatemi. Solo che di cose ne sono accadute tante. Perché? 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 Allora, vedo che comunque siete molto attive sul canale e questo mi fa tantissimo, tantissimo, tantissimo piacere. E infatti vedo, vi leggo, vi commento, magari non subito, però il cuoricino ve lo metto a tutte. Anzi, commentate così, metto anche voi che magari non avete mai commentato il cuoricino. Eh sì, ragazzi, perché in pratica è passata la mia prima gara e è passata anche la seconda mia gara. Sono andate alla grande, tutte e due prime, emozioni che comunque ci sono. E tutto questo l'avete visto nei vlog, no? Certo, la prima gara l'avete vista,
Avete visto anche la sorpresa a mezzanotte del mio ballerino, insomma, avete visto un po' di cosette. Il secondo, non so se questo video uscirà prima del vlog. Tutto dipende un attimo da... perché non voglio dirvi neanche l'orario di cui sto registrando questo vlog, ma vi dico che non è presto. Perché gli impegni durante la settimana sono tanti, ragazzi. Sono tanti: lunedì ballo, mercoledì, martedì piscina, mercoledì catechismo, giovedì piscina, venerdì un giorno di pausa dove si fa l'unghia. Le unghie, insomma, ragazze, ma qui dobbiamo anche intervallarci. Studio, canale, un momento di vita sociale, perché cioè, mi serve sinceramente, se non impazzisco. Quindi quest'anno è iniziato veramente pienissimo, però sono veramente soddisfatta, e devo essere sincera, non è che ti sto stressatissima, certo, un attimo di pausa la sera ci vuole il sabato, ci vuole, però si fa tutto, perché se uno vuole lo si fa, lo si fa. Poi c'è stata l'alternanza, sì, che bella ragazza, la mia esperienza magnifica. Ho ancora qui tutte le cose, perché dopo questo video registrerò anche quello e non vedo l'ora di dirvi tutte le emozioni, perché è stata veramente, veramente una bellissima esperienza. Non ho ovviamente potuto fare il vlog perché, ragazze, i bambini devono avere autorizzazione per mettere su YouTube. Ho lasciato perdere, però ho tantissimi ricordi dentro di me, e questo è più che certo. Sì. E cosa importante, siamo arrivati a 2000 iscritti. Sì, anzi, già vi ho passato 1250, proprio molto oltre, molto oltre. Ragazze, io devo dirvi, voglio qui sotto però, vorrei che mi commentaste con che video speciale vorreste che io facessi per appunto questi 2000 iscritti. Sono un sacco curiosa, commentatemi in tanti, e poi vorrei anche sapere che video vi piacerebbero vedere, insomma, sul mio canale. Sono disponibile a fare tutto, certo, nei limiti, e quindi aspetto qui sotto tantissimi tantissimi commenti. E siamo per la conclusione di tutti i punti. E niente, io vabbè, di questo un quarto d'anno sono un sacco soddisfatta, mi sta portando tante belle soddisfazioni. E riassumo un po' tutti i punti, eh? La scuola, a parte inglese, diciamo che insomma, ragazzi, purtroppo va. I 2000 iscritti, quindi scrivetemi qui sotto che video vorreste speciale, poi che altri video vorreste vedere. I vlog editi, vi piacciono oppure sono un po' troppo lunghi, un po' troppo corti? Ditemi un po' voi questo meccanismo, come devo variarlo. E i video lunedì, mercoledì e venerdì, ovviamente da adesso in poi cercherò di portare tutto con precisione. E lunedì 26 si parte per la gita, ragazze, vado in gita, non ci credo. E la destinazione? No, ancora aspetto un po' per dirvela, dai, vi lascio un po' in suspense. È in Italia e inizia per la F. Ora aspetto solo i vostri commenti nell'indovinare la città in cui andremo. E ovviamente vi porterò con me una città che mi sarebbe piaciuto tantissimo visitare, quindi già potreste aver capito, F Italia. E niente, ragazzi, io ho toccato tutti i punti. Spero che questo video non vi abbia annoiato. Vi mando un bacione grandissimissimo. Vi voglio un sacco di bene e al prossimo. Ciao!